Tre considerazioni. La prima è che da tempo questo Parlamento ha invece approvato una riforma del regolamento di Dublino che prevede tra le altre cose un meccanismo di relocation obbligatorio tra i paesi componenti l'Unione Europea. Continuiamo a chiedere al governo italiano perché non assume questa posizione, la posizione appunto che è maggioritaria nel Parlamento europeo, e continua invece a fare sponda con i cosiddetti paesi di Visegrad, cioè quelli che rifiutano qualsiasi meccanismo di assunzione europea, diciamo, della questione dell'accoglienza. Seconda questione, io credo che questo governo ci stia facendo velocemente scivolare verso processi di disumanizzazione che passano non soltanto attraverso gli atti legislativi, penso al decreto sicurezza e immigrazione, penso anche a, diciamo, il senso comune che contribuiscono a creare, un senso comune fatto di xenofobia e di appunto paura dell'altro, quando non di esplicito razzismo. Terza questione, noi abbiamo depositato, io l'ho firmata insieme a esponenti della campagna Lasciateci Entrare, come Gabriella Guido, come Gianluca Vitale, un esposto alla Procura di Siracusa, perché quello che è accaduto ancora una volta nel caso della Sea-Watch, come già nel caso della Diciotti, come per tutta diciamo, la politica di contrasto al lavoro delle ONG che invece salvano le vite in mare, quello che sta accadendo e che si sequestrano le persone e si impedisce ai parlamentari e agli europarlamentari di svolgere la loro funzione di appunto, ispezione e di garanzia dei diritti delle persone. Questo governo appunto rischia di farci scivolare non solo nella illegalità internazionale, ma nella vera e propria disumanizzazione.